free your body and your mind. For freedom of the body helps in freeing the mind. Let me get that for you. I'll take it from here. Leave your bad thoughts behind. They got no business here. Release all your worries, girl. Dismiss all your fears. Just be prepared. STEM, siamo qui alla Fondazione Prada per il laboratorio Ok. Come mai nasce il progetto STEM? Il progetto nasce per avvicinare anche i giovani, i ragazzi, alle materie, diciamo così, scientifiche, quindi tecniche, matematiche, ingegneria, scienze, che sono importanti sempre di più per il futuro di tutti. Come mai ci sono meno donne interessate alle materie scientifiche? Non è facile rispondere anzi a questa domanda. È un dato di fatto che comunque in ambito informatico, in ambito ingegneristico, in tutti questi ambiti dove la tecnologia è fortemente presente, ci sono poche rappresentanti dell'altro sesso. E in Italia sicuramente più che in altri paesi, però è una cosa presente anche in paesi dove le differenze di genere sono molto meno sviluppate, quindi anche in America piuttosto che l'Europa del Nord. Probabilmente è una questione di attitudine personale, ma secondo me, essendo un ambiente molto caratterizzato dai maschi, non vorrei dire maschilista perché si rischia di interpretarlo male, però ci sono molti uomini e magari è più difficile per le ragazze sentirsi a proprio agio. Allora, la comunicazione, la pubblicità, creano dei ruoli di genere? Penso proprio di sì, decisamente. Basta vedere lo sfruttamento dell'immagine femminile in molte pubblicità, oppure anche quella del macho tutto muscoli in altre. Ok. Cos'è il coding? La società è narcisista? Il coding è la pratica del scrivere programmi da fare eseguire a delle macchine, a dei computer, così semplificando. Noi di Coder Dojo pensiamo che sapere programmare sia un'abilità indispensabile per tutti, come saper leggere, scrivere, conoscere una lingua straniera e saper fare calcoli matematici, sia per chi poi veramente è interessato a fare il programmatore di professione, sia chi magari da grande farà l'avvocato piuttosto che l'artigiano o il medico. Perché è importante per i bambini? Proprio perché consente a tutti di esercitare alcune abilità che magari non sono molto favorite nello studio normale delle altre materie. Quindi viene insegnato un po' la logica, il percorso logico per risolvere i problemi e quindi saper reagire a certe circostanze pensando già a eventuali soluzioni, che è quello che si fa quando bisogna programmare bene un computer. E che cos'è Coder Dojo? Dove vi troviamo? Coder Dojo è una fondazione che nasce in Irlanda dall'idea di un ragazzo, di un ragazzino direi proprio, un sedicenne, che aveva voglia di cambiare il funzionamento di base di un suo gioco. Da questa idea è nata poi a macchia d'olio la diffusione di Coder Dojo in tutto il mondo, e ci trovi a Milano, ma ci trovi in quasi tutte le città italiane, anche nei paesi più remoti. È un movimento di volontari che appunto cercano di avvicinare i ragazzi e i bambini al coding. Quanto tempo dovrebbero passare i ragazzi alla programmazione senza abusare? No. Ma non è facile dirlo. Come tutte le cose, ci dovrebbe essere un limite, come ci dovrebbe essere un limite alle ore che uno passa sul campo di calcio o sui libri anche, o un limite a usare la PlayStation, anche un limite alla programmazione. Non so dirti un'ora o due ore, però quando
fare una cosa troppo lungo ti impedisce di fare altrettante cose utili e divertenti, allora vuol dire che ci stai dedicando troppo tempo. Ok, grazie. Prego.